Questo progetto nasce lo scorso anno all'interno del PCTO, che è l'ex alternanza scuola-lavoro, e il progetto che ci è stato proposto è stato quello di una impresa simulata. Ad appoggiarci c'è stata la GIA Achievement, che è un'associazione no profit che si occupa di imprenditorialità giovanile. Quello che abbiamo scelto di fare, anzi che hanno scelto di fare le mie ragazze, è quello di un anello. Abbiamo guardato immagini su internet, però poi ci siamo accorte che si finiva per copiare quello che già esisteva e quindi ho invitato le ragazze ad eliminare i telefoni e a muoversi liberamente con dei pezzettini di carta, proprio toccando con mano un oggetto che doveva diventare altro. Dalla forma in carta siamo poi passati ad uno stampo che poi abbiamo fatto realizzare ad un laboratorio orafo. Il nostro anello è realizzato in ottone e lo proponiamo in 5 colorazioni diverse: fucsia, oro rosa, oro argento e fumo. Ci sono venuti in mente il fiocco della prevenzione e anche quello della violenza contro le donne. Si ritrovano su loro stessi, abbiamo delle forme che sono sia curve ma anche spigolose, e questo anello può essere indossato nel modo che più si preferisce. Questo progetto è stato molto importante per le ragazze perché non ha aperto solo loro le strade dell'imprenditoria, ma le ha portate proprio a pensare a qualcosa di molto più nobile, che è l'aiuto verso qualcun altro. Il nostro anello abbiamo subito pensato che doveva aiutare, e quindi abbiamo pensato che tutti i soldi ricavati da questi anelli che stiamo vendendo dovevano finire per il centro antiviolenza. Meraki deriva dal greco e significa fare qualcosa con l'anima e la passione, e noi ci tenevamo di portare questo progetto focalizzandoci proprio su questo aspetto, lavorando tutti insieme per sensibilizzare su tematiche così importanti. Per me questo fiocco significa vicinanza a tutte le donne che ogni giorno devono subire queste violenze, ma significa anche ricordare a tutte le donne che non sono da sole e che ce la possono fare, basta soltanto avere la forza di chiedere aiuto.